Ok, vai. Allora, buonasera a tutti. Io sono Giorgio. Sopra di me, almeno penso che la vedete sopra di me, c'è il nostro presidente che è Liliana Balbi. Noi abbiamo fondato questa associazione che si chiama Amici di Bolle ed è sostanzialmente una scuola sub, sia di subacquea ricreativa che di subacquea tecnica. 3 anni fa siamo anche diventati centro di formazione riconosciuto dalla Regione Liguria per i corsi di primo soccorso e utilizzo del defibrillatore. Questo è il nostro 14° webinar, grazie o per colpa del Covid-19, ma abbiamo visto che ci sono molta partecipazione e ne siamo contenti. Oggi, insieme all'amico Nino, oltre a qualche relitto che ci eravamo lasciati indietro dagli altri webinar della Liguria e delle zone circostanti, perché non è proprio anche solo Liguria, poi andremo tramite Nino, a vedere anche qualche relitto di Trapani, della zona di Trapani. Quindi adesso darei la parola subito a Liliana, che è il nostro presidente, e poi daremo la parola anche a Nino. Ok? Grazie a tutti. Bene, iniziamo questo tuffo su alcuni relitti. Come parecchi che sono collegati sanno, non è la nostra prima serata dedicata a questa tipologia di immersioni. È una tipologia di immersioni evidentemente che ci piace molto, ma che ci viene anche facile fare qua in Liguria. Ovviamente non siamo l'unica regione ad avere tanti relitti, però noi riusciamo a immergerci sui relitti ogni settimana praticamente. Salvo emergenza Covid, e quindi è un tema che ci è particolarmente caro, oltre alle immersioni naturalistiche. E quindi abbiamo già fatto diverse puntate, no? Poi ogni puntata, quando facciamo alla fine il momento insieme, no? Di commento, di fine serata, salta sempre fuori qualche nuovo relitto di cui parlare. E su questo quindi poi si generano ovviamente i webinar successivi. E questo lo facciamo soprattutto perché abbiamo voglia di andarci a immergere su questi relitti e speriamo di farlo presto, no? Quindi questi sono tutti spunti che ci diamo per andarci a documentare di più, visto che abbiamo tempo a casa di farlo in questo periodo, e per poter programmare, no? Non appena ripartiranno tutte le attività, poter programmare delle nuove escursioni. Noi essendo prettamente una scuola sub, ma soprattutto un gruppo di amici. Il nome Amici di Bolle non è assolutamente casuale, ci piace sia attività di scuola, quindi corsi, ma ci piace anche poter qualche volta staccare il weekend e andare da qualche parte, organizzare qualche viaggetto, no? Adesso non lo possiamo fare davvero, ma cerchiamo di farlo con la fantasia. Visto che stasera ci sono alcune persone che c'erano negli altri webinar, ma qualcuno no, e poi è sempre bene rimarcare alcuni punti fondamentali. Come vedete dalla panoramica, ho rimesso perché ci immergiamo sui relitti, quale formazione è utile per immergersi sui relitti, e poi ho messo. In realtà, surprise, nell'indice ci sono solo il Tiflis e il Rubis, non ci sono solo loro nella presentazione. E poi ci sono i relitti di vedremo insieme a Nino, che sono il bombardiere Wellington, il dragamine Filicuti, il Pavlos Quinto e il Kent. E poi faremo anche una parentesi su Calaminnola, che è un sito archeologico. Rimane un relitto, no? Anche se non c'è lo scafo, l'abbiamo visto nei precedenti webinar, nel webinar di archeologia. Spesso e volentieri gli scafi erano di legno, quindi non rimangono, ma rimangono i contenuti, però relitti restano, no? Nella loro sostanza. E poi un po' di bibliografia, vi ricordo un po' di libri che in questo periodo magari possiamo ordinare e leggerci per tenerci impegnati e occuparci un po' meglio le serate. Dunque, perché ci immergiamo sui relitti? Io metto sempre queste due belle immagini, il bulacchino cosiddetto di Roberto. Meno ferro, più sali minerali, ragazzi di Amici di Oramai ha Bolle fatto conoscono storia. Ha bene. Cosa, Giorgio? fatto storia quel bulacchino lì.
Roby è finito sui relitti perché ce l'abbiamo trascinato un po' a forza all'inizio, ma sta andando ad apprezzarli anche lui. E i bulacchini sono un po' il sistema che usiamo noi, no? Per avere tutte le cose ordinate sul gommone, ognuno ha il suo e mette dentro tutte le sue cose. E poi ho messo il wet note di Luca, lo sono fatto mandare. Che cos'è? È un quadernetto, no? Che si porta Luca in acqua quando fa immersioni tecniche, in particolare sulla Aven in questo caso, dove se guardate, no? C'è un disegno. Bene, lui e Alberto, che sono tutti e due collegati, si sono divertiti a prendere i piani di costruzione della Aven, e quindi come è stata costruita, no? Li hanno riportati sui loro wet note, quindi li hanno ridisegnati. E poi sono andati a fare i percorsi, no? Le penetrazioni del ponte, ovviamente hanno una formazione per cui possono fare questo tipo di immersioni, e sono andati a vedere se rispetto al piano di costruzione si trovano ancora i corrispondenti passaggi, oppure se c'è qualche variazione, no? Ci possono essere delle paratie chiuse, delle paratie aperte rispetto al disegno, delle scale crollate piuttosto che delle scale ancora in essere. No? Loro si sono divertiti a fare questo lavoro, che ovviamente è un lavoro lunghissimo e che continua costantemente. Quindi ecco perché ci immergiamo sui relitti, no? Che siamo curiosi, perché oltre al bello di andare in immersioni, il bello di immergerci, c'è la curiosità di vedere un sito nuovo, c'è la curiosità di vedere un sito che ha un valore storico e di approfondirne la storia, no? Quando andiamo sott'acqua e siamo sul relitto, ci piace immaginare quando non era un relitto, quando era in navigazione, quando il suo equipaggio lo faceva navigare. E questo credo che sia il motivo per cui facciamo queste immersioni. Poi è chiaro che ce ne sono mille altre, no? I relitti, abbiamo imparato nei webinar precedenti, costituiscono un reef artificiale, quindi anche in lande desolate o apparentemente desolate del fondale, nel momento in cui si viene a creare un reef artificiale con un relitto, improvvisamente quel tratto di mare si popola. E noi lo vediamo per esempio con la Aven. Passano questi banchi di tonni durante la stagione e stanno lì sul relitto. Perché? Perché sul relitto si creano le bolle di acciughe, perché a loro volta i pesci vanno a fissarsi dove c'è un reef e il relitto lo va a costruire. Per chi è fotografo, se qualcuno è collegato ed è fotografo, i relitti hanno un fascino particolare per chi fa fotografia, no? Sia per chi fa fotografia macro e quindi può trovare delle specie particolari da fotografare, ma soprattutto per chi ha degli strumenti un pochino più performanti, no? Quindi delle macchine più performanti e può fare fotografia ambiente. Ecco che allora anche grandi relitti fanno fare delle meravigliose foto ambiente con lo scafo. E in una luce particolare, no? Quindi ecco, queste sono tutta una serie di, ce ne possono essere mille altre motivazioni per cui ci immergiamo su un relitto in particolare, però una parte sono sicuramente queste. Ovviamente, quando ci si immerge sui relitti, vi voglio ricordare che è importante essere formati per farlo. Il brevetto Wreck Diver, ovviamente noi siamo un centro PADI, quindi ho messo quelli PADI, ci forma per approcciarci in maniera corretta a un relitto e quindi ovviare a tutti i potenziali pericoli che ci possono essere in più rispetto a un'immersione naturalistica. E mi viene banalmente, no? Mi viene da dire spesso e volentieri sui relitti bisogna usare i guanti perché se per sbaglio si ci appoggia le lamiere sono taglienti. Cioè da quelle nozioni, quelle poche nozioni utili ad approfondire e a vivere meglio l'immersione. Chiaramente nel momento in cui si affrontano relitti più impegnativi, più articolati, dove è possibile fare più penetrazione, oltre la zona luminosa e magari a profondità più importanti, è chiaro che serve un addestramento maggiore e soprattutto un'esperienza maggiore. Allora esistono dei corsi come Wreck Advanced Wreck, che è un wreck avanzato che consente, no, di fare delle penetrazioni molto più impegnative. E quindi, se uno desidera fare un certo tipo di immersioni, è chiaro che deve approfondire il suo addestramento.
Non ho messo ovviamente i brevetti di profondità in questa slide, ma mi sento di ricordarvelo con serenità. I relitti li potete visitare sulla base della loro profondità e del brevetto che avete. Se avete l'advance e il relitto è oltre 30 metri, chiaramente non va bene. Dovete prendere un nuovo brevetto e approfondire la vostra esperienza, vostro grado di preparazione per quel tipo di immersione. Adesso, bando alle ciance, ci tuffiamo subito su un relitto. In particolare, ho scelto di cioè, o meglio, l'ho scelto, è venuto fuori nei webinar precedenti, è il Tiflis, che era un cargo francese, inizialmente era adibito al trasporto di carbone e ferro, è un relitto questo in acciaio, che misurava originariamente ben 75 metri di lunghezza e quasi 11 di larghezza, quindi un cargo anche abbastanza grande, è affondato, colpito sul lato di dritta da un missile che è stato lanciato da un sommergibile inglese, il Saib. Questo è successo il 14 gennaio del 43, non lontano da noi qua in Liguria, perché si trova davanti alla costa di Loano. Gli abitanti più anziani ricordano questo spettacolare affondamento perché sollevò il relitto e la poppa e l'elica, si racconta, continuava a girare mentre il relitto si inabissava. Quindi, insomma, anche perché è bello immergersi sui relitti, no? Perché ci danno l'occasione anche di andare a approfondire queste peculiarità, questi aspetti della loro storia. Per di più, durante l'immersione è molto caratteristica la parte poppiera con questa forma arrotondata che vedete, specie se si becca in giornate di buona visibilità, è particolarmente interessante vederla dall'alto. È su un fondale di 50 metri, quindi sicuramente richiede un brevetto tecnico per poterlo visitare, una preparazione importante, però può dare delle grandi soddisfazioni. È interessante sapere se vedete nell'immagine un'immagine storica della nave prima dell'affondamento, quella in basso sulla sinistra, ovviamente, mentre l'immagine in basso sulla destra è significativa nel rimarcare quanto queste imbarcazioni ormai relitte, quindi ormai sul fondo del mare, attirino una quantità di pesce incredibile. Dopodiché, già che ero nei fondali, immersa almeno virtualmente nei fondali di Loano, ho voluto mettere un relitto che io avevo pianificato di andare a fare la scorsa estate, poi non eravamo riusciti. È sempre un relitto abbastanza impegnativo perché comunque la profondità è sui 50 metri, e è l'Umberto I. Umberto I ha una storia interessante, perché ovviamente prende il nome dal sovrano appena incoronato all'epoca, quindi siamo nel 1878, ed era fondamentalmente, è stato ordinato da una ditta genovese, la Rocco Piaggi e Figli, ed era attivo sulla linea da Genova a Rio della Plata, quindi in pratica collegava l'Italia al Sud America, portando quindi sia persone in prima classe e seconda classe, ma anche tanti migranti. E fu affiancato anche da Regina Margherita, che è un altro piroscafo, quindi qua siamo su navi che hanno una storia particolarmente affascinante, secondo me, quando si trovano anche le foto degli interni di quando erano in navigazione, erano navi particolarmente fascinose. E è stato uno degli ultimi ad essere a propulsione mista, quindi vedete che ha gli alberi per le vele, ma in realtà aveva ben quattro caldaie, per cui riusciva a fare, se non ricordo male, ben 12 nodi di velocità. Aveva l'illuminazione elettrica, aveva sistemi di refrigerazione, quindi era un battello veramente per l'epoca all'avanguardia, e che fu veramente sfruttato. Tra l'altro, fu la prima nave italiana ad ottenere la massima classificazione da parte del Lloyd's Register, perché all'epoca il registro navale italiano non c'era ancora, quindi fu registrato nei Lloyd's. E
Lo scafo era comunque in ferro, con questo profilo molto caratteristico che vedete nella foto in basso a sinistra, e ha avuto una storia abbastanza articolata. Copriva appunto questa rotta Genova-Montevideo-Buenos Aires in origine, la copriva in 22 giorni e quindi per gran parte della sua esistenza ha fatto questo. Poi, da quello che si sa, ha lavorato nel Mediterraneo e infatti ebbe un primo incidente il 25 ottobre del 1887, incagliandosi vicino a Ponza. Fu comunque, non affondò, quindi fu trainato alla Spezia e fu riparato. E dopodiché fu utilizzato, per esempio, per portare un reggimento di fanteria a Cagliari, quindi fece ebbe diversi compiti. Fu utilizzato in Egitto a partire dal 1894 e fu adibito poi a nave da crociera di lusso. Poi però fu requisito dalla Regia Marina per la guerra italo-abissina, quindi insomma ha avuto sia occupazioni militari che occupazioni non militari, no? Fu utilizzato dal Ministero dell'Interno addirittura nel 1908 durante il terremoto di Messina, per il trasporto dei primi soccorsi, quindi ha avuto anche, diciamo che Umberto I ha navigato, no, nella storia del Regno d'Italia e poi della Repubblica in diverse maniere. È stato poi nel 1910 trasferito alla Società Nazionale di Servizi Marittimi, che l'ha usato come nave da carico. Ovviamente poi è scoppiata la Prima Guerra Mondiale, sapete bene che tantissimi battelli, anche non militari, sono stati requisiti per utilizzarli a scopo militare. Ecco che l'Umberto I viene quindi nel 1915 requisito e trasformato in incrociatore ausiliario. Cosa vuol dire? Che gli viene dato un minimo di armamento e gli viene dato un compito di scorta dei convogli. Ahimè, il 14 agosto del 1917, quindi solo 2 anni dopo, agli ordini del comandante Ernesto Astarita, l'Umberto I lascia Genova e parte alla volta di Gibilterra. Scortava degli altri piroscafi, ovviamente, e viene attaccato da un sommergibile tedesco. Ovviamente, ahimè, l'Umberto I viene colto di sorpresa, altrimenti non lo avremo come relitto, e non ha proprio il tempo di contromanovrare, per cui viene colpito ben da due siluri. E la storia racconta e poi è quello che vediamo anche durante le immersioni, no? Che la zona poppiera è praticamente distrutta e addirittura, e in effetti viene raccontata questa storia dell'elica che continuava a girare nonostante il piroscafo avesse la poppa sollevata dall'acqua e si stesse inabissando, e pare che il comandante sia morto proprio nel tentativo di andare in sala macchine a bloccare le macchine, perché non fu dato l'ordine di fermare le macchine, ma non venne ricevuto in sala macchine, o in sala macchine non riuscirono ad attuarlo. E questo causò diversi morti tra i naufraghi, perché ovviamente l'elica che girava mentre scendeva giù ha fatto delle vittime. Si è inabissato. E quindi lo si può trovare poco distante dall'isola La Gallinara, quindi siamo anche qua abbastanza vicini a casa per noi di Genova. E questa qua è una nave che io ambisco andare a visitare presto, quindi insomma era in programma, cercheremo di rimetterla. Scusa Lili. Salto adesso dalle coste Lili. italiane Lili. alle coste francesi. Lili. Scusa. Mi chiedeva giustamente Massimo, noi diciamo sempre Tiflis, però abbiamo visto nella foto che c'è quando era ancora a galla, che c'è scritto Tiflet. Sì, perché viene anche chiamato Tifler o Tiflet. Sì, ci sono varie nomenclature. In effetti, sulla Ecco, nelle anch'io l'ho sempre sentito foto come Tiflis. storiche. Sì, nelle foto storiche, però il nome sulla nave in effetti è Tiflet. Però sì, se voi cercate come immersione, in tutti i siti di immersione è riportato come Tiflis. Esattamente l'evoluzione del nome non ve la so dire, però in effetti è riportato in tutte le versioni. Ok, grazie. Quindi andiamo in Francia. Noi abbiamo una
Brutta esperienza su Rubis, no, non è una brutta esperienza, non ci siamo riusciti ad andare fondamentalmente perché sapete che in Francia c'è sempre un po' di reticenza ad accettare brevetti che non siano CMAS e quindi ho avuto qualcosa da dire col diving da cui dovevamo andare, insomma alla fine abbiamo rimandato a data da destinarsi. Ci andremo sicuramente presto perché il Rubis è un sommergibile. Che tra l'altro è su una profondità di 40 metri, come leggete, quindi ne parlavamo l'altra sera forse con Jerry, con uno dei nostri soci, quindi è un'immersione anche ricreativa, è chiaro, se uno ha un brevetto tecnico se lo gode molto di più. Andare giù e poter stare di più, no? Godersi di più il fondo e poterci stare di più, è chiaro che ci dà la possibilità di vedere tutto il corpo nave, in maniera più tranquilla, più rilassata, avendo più tempo e quindi apprezzarne anche caratteristiche più fini che magari in un'immersione più veloce, ricreativa, 40 metri, ci sfuggono, no? Perché siamo troppo impegnati a controllare scorta d'aria, quanto tempo devo salire, e è un po' un peccato, no? Anche perché si trova più o meno di fronte a Cavalère, in una zona dove, soprattutto nella bella stagione, c'è una visibilità abbastanza buona, si possono trovare anche forti correnti, ma lì fa sempre fortuna. E è un relitto che si fa tutto esterno, questo, ma il bello di un sommergibile sott'acqua è quello, no? È apprezzarne la torretta. Tra l'altro il Rubis è in assetto quasi di navigazione, no? È praticamente diritto, quindi dà veramente una bella impressione. Una delle cose più belle di quando andiamo sott'acqua, proprio ve lo dicevo, immaginarci il relitto quando navigava ancora e un sommergibile è ancora più facile farlo, no? Perché il sommergibile si galleggiava ogni tanto, ma il suo ruolo fondamentale era quello di andare sotto l'acqua. E quindi in realtà il fatto di vederlo sotto è qualcosa che si avvicina molto di più rispetto a una nave, a quella che era la sua realtà quando navigava, no? E quindi è secondo me ancora più affascinante vederlo. Ovviamente poi essendo comunque un relitto, essendo in mare, attira una quantità di fauna incredibile. Insieme al Rubis, che è forse il relitto più, insomma, comunque entro una profondità ricreativa, no? Quindi uno dei più degettonati di Cavalère, c'è anche il Togo. Il Togo è un relitto sicuramente più impegnativo, perché comunque è su un fondale di 60 metri, quindi l'ideale sarebbe farlo in trimix normossico, però è un relitto molto bello perché è posato sul fondale sabbioso, sempre di fronte a Cavalère, però era una grande nave mercantile, pensate che aveva una stazza di 1640 tonnellate, quindi era bella grande, era 76 metri, larga 10 e quindi insomma era un bel battello da vedere. È in assetto di navigazione, le strutture superiori si incontrano a circa 47 metri di profondità e la prua è a circa 55 e è affondata in seguito all'urto con una mina e comunque oggi rimangono una sessantina di metri di relitto in lunghezza, quindi insomma è un bel relitto da visitare. Chiaramente vuoi la profondità, vuoi la lunghezza del relitto, richiedono una preparazione, un addestramento non indifferenti. Mi sono dimenticata di dirvi una cosa del Rubis, scusate, torno un attimo indietro. Il Rubis non è affondato per un incidente di guerra, ma è stato affondato da uno dei suoi ultimi storici comandanti che non accettava il fatto che venisse demolito, dopo che aveva fatto una quantità di missioni a livello militare incredibile. Pensate che in 28 missioni ha deposto qualcosa come 683 mine che hanno causato l'affondamento di 15 navi appoggio, 7 caccia e di un cargo. Quindi hanno anche danneggiato seriamente un altro sommergibile, quindi aveva fatto un'opera in guerra veramente rilevante. E gli equipaggi del Rubis avevano ottenuto notevolissimi riconoscimenti dopo la guerra e quindi quando arrivò la comunicazione che il Rubis sarebbe stato smantellato per recuperarne il materiale, no, la cosa più triste che possa capitare a un battello, ma che è capitata veramente a tanti battelli, uno dei suoi storici comandanti si rifiutò
e niente, lo fece affondare dove lo troviamo adesso. Quindi in realtà lo utilizzano ancora perché ha una minima funzione militare, per cui lo usano durante le esercitazioni come bersaglio per i sonar. Però, insomma, di fatto il fatto di averlo affondato lo lascia a disposizione dei posteri, no? Invece che sia stato demolito e rimanerne solo delle foto, rimane invece un relitto che possiamo visitare e di cui possiamo parlare a chi, per esempio, non fa immersioni. Bene, con questo abbiamo chiuso la parte di questa serata dedicata alla Liguria e alla costa francese, e adesso ce ne andiamo nel mare di Trapani. Con l'aiuto di Nino, ovviamente, perché noi non siamo preparati su queste immersioni, e abbiamo visitato noi un po' di Sicilia, io e Giorgio, quindi qualcosina ne sappiamo, però sicuramente Dall'altra parte, eravamo dall'altra parte. completamente dall'altra parte, però sicuramente possiamo approfondire l'argomento. Io ora ho fatto una slide per ciascuno, quindi vorrei che Nino di ogni relitto ci raccontasse qualcosina partendo dal bombardiere Wellington. Nino, a te. Vai Nino. Ciao ragazzi, buonasera a tutti, una breve presentazione. Come ha detto Liliana, io sono Nino Calamia, e sono il presidente anch'io di un'associazione sportiva dilettantistica, Dive Friends, che si trova con sede a Trapani. Il nostro diving d'appoggio è Freediver Sicilia. Vedo che sono collegati Stefano e Sara e li saluto. E niente, la nostra passione è quella di andare a mare. Come dite voi, i relitti hanno un loro fascino e noi ne abbiamo parecchi qui in zona, belli da visitare e accessibili anche a quasi tutte le immersioni ricreative. Cominciamo col bombardiere Wellington MK2, una delle versioni della Seconda Guerra Mondiale. La data precisa di affondamento non si sa, però si pensa che sia stato colpito da una batteria contraerea il 6 di aprile del 1943, data indimenticabile per Trapani perché è stata quasi completamente distrutta dalla RAF inglese. Aveva iniziato a bombardare le città alleate tedesche. Il Wellington, questo aeroplano a quanto pare è partito da sud-est della Sicilia, una base inglese, già una zona della Sicilia in mano agli inglesi, era partito dalle zone di Licata, Gela, non si sa esattamente il punto di partenza, ed è stato colpito ed è affondato al largo, a poche miglia dal porto di Trapani, la zona nord-ovest, tra Trapani e l'isola di Levanzo, una delle Egadi proprio fuori Trapani. A quanto pare, dalle testimonianze che si sono un po' raccolte dagli anziani, l'equipaggio ha cercato di ammarrare, ma purtroppo non ce l'hanno fatta. Perché hanno perso la propulsione e soprattutto perché era un aereo molto, molto pesante questo. Pensate che a bordo portava più di 2000 kg di bombe, molto, molto pesante. E la struttura dell'aereo era una struttura geodetica, come potete vedere dalle foto, delle strutture incrociate e ricoperte di tela. Quindi la struttura leggera e ma abbastanza anche fragile. Infatti, quando ha toccato il mare, si è frantumato letteralmente. La fusoliera non si è mai trovata, ma su un fondale di 28 metri, sabbia e piccole rocce, ancora oggi è visibile. È visibile parte delle ali, le eliche
tripala di questo aereo. I motori Rolls-Royce, in questa versione montava motori Rolls-Royce, quindi motori lusso. Ed è visibile il carrello di atterraggio, il carrello che era posto sotto le ali. Un aereo che ha avuto da breve, perché era molto vulnerabile a causa di questi motori, che poi sono stati sostituiti da altri motori tipo Hercules, con una spinta maggiore e soprattutto più silenziosi. L'immersione è molto semplice, è un'immersione quadra a tutti gli effetti, e i resti sono raccolti in un'area di circa massimo 50 metri. È facile riconoscerlo non appena si inizia a scendere sulla catena dell'ancora, perché compaiono subito queste strutture di alluminio che fanno riconoscere subito il profilo di quello che è rimasto del bombardiere. Molto bella, la profondità permette anche di potersi trattenere un po' di più. Una zona molto, nonostante sia un fondale sabbioso, è una zona molto abitata e a ridosso quasi di una zona rossa dell'area marina protetta dell'Egadi, quindi lì la vita è abbastanza rigogliosa. Da notare sulla foto in basso la presenza della Gorgonia, di quel rametto di Gorgonia, molto molto carino, ma lì c'è la presenza di molto pesce da branco. Quello che colpisce subito il sub è la presenza dei milioni di castagnole che ci sono tutto attorno. Niente, è Molto una... vicino, scusa Nino, è Sì. vicino a terra? Questo relitto è a circa 1 miglio e mezzo, 2 miglia dal porto di Trapani, direzione nord-ovest. Vedi come sono diverse i fondali. Da noi se vai 1,5 miglio trovi 100 metri. Ma questa zona di qua è la zona meno profonda. Già il versante nord è molto, molto più frastagliato e molto più profondo. Qua Perfetto, grazie. siamo a confine, Trapani è tra due mari, tra il Mar Mediterraneo e il Mar Tirreno. E questo relitto è nel Mar Mediterraneo, diciamo a confine con il Tirreno. Perfetto. Ancora il tratto di mare che va da Trapani alle prime due isole Egadi è regolare, non è tanto profondo. Poi comunque i fondali scendono molto molto repentinamente. Perfetto, Bene. grazie. Giro? Sì. Penso di sì, no? No. Giro. Ok. Ok. Dragamine Filicudi. Il Dragamine Filicudi diciamo che ha una storia molto simile all'Umberto I che abbiamo sentito poco fa, perché il Dragamine Filicudi in realtà è nato come rimorchiatore spagnolo, si chiamava Pedro all'inizio. La Regia Marina tra il 1906 e il 1920, circa 1918, ha comprato tantissimi battelli. Poi ha riconfigurato come navi da guerra. E il Pedro, che era un rimorchiatore spagnolo, è stato riconfigurato come Dragamine Filicudi. Il Dragamine Filicudi è affondato il 2 aprile del 1917, esattamente un anno e 10 giorni dopo che era stato varato come Dragamine. La nave è stata costruita nel 1898, quindi è una nave abbastanza anzianotta. Il comandante della nave era un ligure, uno di Imperia. Il comandante, il tenente di vascello, Pastore si chiamava.
questo uomo, uno dei due superstiti all'affondamento, si dice che era un uomo molto coriaceo, che viveva la guerra come se stesse comandando un cargo da trasporto, quindi una persona molto distaccata. Il mare quel giorno, dai documenti e dalle testimonianze che sono arrivate a noi, si dice che era molto calmo. Il Filicudi era impegnato a rastrellare una zona di mare a nord della costa trapanese, proprio a ridosso di quello che si chiama lo Scoglio dei Porcelli. Non è altro lo Scoglio dei Porcelli, un lembo di uno scoglio che affiora con un faro a 3-4 miglia da 3 miglia e mezzo 4 da Trapani. Quella mattina, diciamo, diretta testimonianza del comandante, il mare era calmo, avevano iniziato la loro opera di rastrellamento, quando l'ultima cosa che si ricorda è aver visto a fianco a lui il pennone della nave. E si era reso conto che erano saltati in aria su una mina, stata depositata da un 78, un sommergibile austro-ungarico. A bordo erano 36 persone, tutte morte, tranne lui e il nocchiere, un uomo di marittimo. Il tempo che il comandante è saltato in aria, che è ritornato in acqua, che già il Filicudi era sul fondo. Lo scafo è stato sconquassato completamente da questa mina. L'esplosione è stata vista da Trapani. I primi soccorsi sono arrivati dalle persone che hanno visto l'esplosione. Si è inabissato un fondale, anche quello di sabbia e roccia, di 38 metri. Diciamo che quello che rimane dello scafo, perché l'esplosione è stata violentissima, non è rimasto quasi niente di intatto. Si scende lungo o la cima dell'Ancora o un pedagno volante che si butta non appena arrivati sul posto. Subito si cominciando a scendere, se il mare lo permette, quindi se le condizioni sono buone, si comincia a vedere questa sagoma di quello che è rimasto del dragamine Filicudi. Il relitto è appoggiato sul fianco di dritta, con un'angolazione di 60 gradi circa, proprio sul lato dell'esplosione. Tutt'attorno sono riconoscibili detriti, passamano, di tutto quello che è andato giù subito dopo l'esplosione. Ed è anche per un periodo è stato interdetto alle immersioni a causa delle numerose reti di pescatori che sono rimaste impigliate sul relitto. Infatti, scendendo per tutta la lunghezza del relitto si vedono tantissimi fili da pesca piuttosto che reti o quello che rimane delle reti che purtroppo ancora continuano a pescare quelle reti. È riconoscibilissimo il cannoncino di cui era stato dotato il bastimento. Dovrebbe essere un cannoncino da 55. Quest'estate c'era stato il giallo della scomparsa del cannoncino del Filicudi, ma in realtà non dovrebbe essere stato trafugato, ma non si sa se a causa di una rete o a causa del brutto tempo o dell'usura nel tempo si è adagiato sul fondo. Bene. L'immersione
già comincia a essere un po' impegnativa perché la profondità aumenta un pochino, siamo sui 38 metri, però ancora accessibile in ricreativa. L'unica nota è che spesso quel tratto di mare è battuto da correnti medio forti, quindi è vero, sì, puoi andarci in ricreativa, ma con un po' di esperienza, la dip obbligatoria. Non ci sono penetrazioni su questo relitto se non osservare gli squarci dovuti all'esplosione, però la vita, il mare l'ha fatto suo questo relitto, perché le concrezioni hanno ricoperto quasi tutto il relitto. C'è tantissime castagnole come sempre, quelle non mancano mai. Qualche aragosta si riesce a vedere perché è lontana dagli apneisti o dai pescatori di frodo, che lì diciamo è difficile che vadano. E qualche murena bella grossa si riesce a vedere anche. Possiamo andare avanti? Vado. Naturalmente, se avete domande, gliele giriamo poi a Nino, eh? Questa, diciamo, è la nostra chicca, è la nave cisterna Pavlos V. Il quinto ci fa capire che prima ci sono state altre quattro Pavlos che hanno fatto tutte la stessa fine, tutte È in un po' fondo come al l'Aven mare. allora, Nino. È Sì, un po' come infatti, l'Aven. Ci sono quattro infatti, infatti. sorelle, tutte a bagno. E le altre, qui sono cinque, e dopo il quinto si sono decisi a non farne più. questa era una nave che batteva bandiera greca ed era partita, diciamo, doveva andare non mi ricordo adesso dove, se magari vedo che c'è Stefano collegato, se mi vuole venire in ausilio Ma mi adesso. avevi scritto Milazzo. Ecco, Milazzo, bravissima, grazie. Doveva andare a Milazzo, era al largo di Marettimo l'11 di gennaio del 1978, quindi questo è un relitto un po' più giovanotto rispetto agli altri due. Navigava al largo di Marettimo quando all'improvviso c'è stata un'esplosione in sala macchine. Le uniche due vittime sono stati proprio macchinisti che in quel momento si trovavano in sala macchine. Nessun altro dell'equipaggio è stato vittima dell'incidente. È stato immediatamente soccorso da una portacontainer norvegese che si trovava lì al largo. Tutto il personale, l'equipaggio, compresa la moglie del comandante, sono stati trasbordati sulla nave che è arrivata in soccorso. Nel frattempo da Trapani sono arrivati due rimorchiatori che l'hanno agganciata e hanno iniziato a portarla a Trapani. Quando tutto sembrava essere andato nel migliore dei modi, invece, un vento al traverso all'ingresso del porto di Trapani ne rendeva quasi impossibile l'entrata al rimorchio. E quindi si è temporeggiato in attesa di calma di vento, ma un'ulteriore esplosione ha costretto il comandante del rimorchiatore a tagliare le cime e a lasciare la nave in balia delle correnti. Per 3 giorni la nave diciamo, è rimasta di fronte alle coste trapanesi. Fin quando a poco è iniziata ad inabissarsi proprio di fronte a 1 miglio e mezzo dalla costa. Infatti era diventato quasi un appuntamento per i trapanesi per quei giorni, che vedevano questa nave gigante col muso all'insù che non andava giù. La nave è affondata in perfetto assetto di navigazione. È una nave lunga 180 metri, è affondata e si è spezzata in due tronconi. La parte di prua, quella più battuta dalle immersioni, dai sub, infatti tutte queste foto sono
sono della parte di prua. Ringrazio Stefano che mi ha fornito il materiale fotografico. È molto più battuta dai sub. È una nave che è accessibile a chiunque perché il ponte di prua è a 14, appena 14 metri di profondità. Quindi è proprio uno spettacolo poterla visitare perché la profondità ti permette tanto tempo, tanta luce e tanta vita soprattutto su questa nave. È una nave che io dico ci sono i saraghi formato Paulos perché sono dei saraghi pazzeschi, sono delle misure sproporzionate. Lì comunque ci andranno parecchi apnisti a pescare. Tempo fa andavano parecchi apneisti, fortunatamente adesso i controlli sono più frequenti e anche loro hanno un po' lentato, hanno perso un po' il vizio, però tanto, tanto, tanti apneisti scendono come se fosse nulla, perché giustamente a 14 metri il Certo. ponte, due pinneggiate e sei giù. L'immersione su questa nave si può dividere in due immersioni. Si può decidere di fare o la prua, che è quella più, diciamo, meno impegnativa, oppure la poppa, che si è spezzata durante l'affondamento ed è a qualche centinaio di metri più profonda rispetto alla prua. Quella non è in assetto di navigazione, ma per lo più è stata diciamo rovinata dalle esplosioni, quindi tra virgolette meno riconoscibile rispetto alla parte che conosciamo meglio della prua. L'immersione inizia sull'argano che c'è a prua, perché è stata messa una sorta di pedagno per evitare che i continui ancoraggi sul ponte possano rovinare sia lo scafo che le forme di vita che ci sono. È una nave piena di nudibranchi, no? Ci sono tantissime, tantissime flabelline che popolano quel relitto. Si inizia l'immersione sull'argano per poi decidere di andare verso la parte poppiera della nave dove ci sono tutte le tubature, tutte le passerelle, diciamo, che venivano usate dall'equipaggio per spostarsi da una parte all'altra. Più verso poppa si può notare qual è stato il danno che ha creato l'esplosione, perché le lamiere sono contorte o addirittura squarciate proprio dall'esplosione, che poi ne hanno causato l'affondamento. Invece, proprio a prua abbiamo ancora gli ancoroni in posizione, e addirittura sul ponte di prua abbiamo una grande ancora di rispetto, bellissima, ammiragliato, appoggiata sul ponte. Nino, scusa, Sì. mi chiedono se c'è penetrazione. Allora, da ordinanza di Capitaneria di Porto la penetrazione è vietata. Quindi non c'è penetrazione. Non c'è penetrazione ultimamente perché ha cominciato a cedere il relitto Ok, ha e collassato. quindi non perché è impossibile, ma proprio per motivi di sicurezza è stato sconsigliato vivamente di effettuare penetrazioni importanti. L'unica penetrazione che si fa è proprio sotto gli argani di prua, c'è un boccaporto con una scaletta che scende 3 livelli, ma l'unica penetrazione che facciamo è sul primo livello, dove alla fine ci sono le catene delle ancore. E quindi il locale delle catene delle Sì, ma poi se ancore. c'è un'ordinanza non si può Sì. fare, basta. No, lì si arriva davanti la porta, si guarda quell'argano gigante. Una volta c'era una bellissima Pinna Nobilis che, ahimè, ha fatto la stessa fine di tutte le altre nel Delle Mediterraneo. nostre. Sì, ne parlavamo l'altro giorno di questo.
Invece le murate della nave sono ricchissime di concrezioni, molte spugne, gorgonie rosse, e addirittura c'è anche una bellissima stella gorgone che ogni tanto, se siamo fortunati, riusciamo ad ammirare. Spostandosi verso Poppa, invece, ci sono i locali che si pensa che sia stata una cabina del comandante, e poi alla fine c'è lo squarcio, dove inizia la mancanza dell'ultimo pezzo della nave. Questa nave diciamo, non ha il castello di Poppa vero e proprio, ma delle strutture più basse. Non è la classica nave a cui siamo abituati a vedere, con la parte davanti con tutte le tubazioni e dietro il castello di Poppa con i vari ponti. A quanto pare aveva un solo ponte a Poppa, e poi c'era una cabina un po' più avanti che era dedicata al comandante. Questa era una Chiedono nave che cosa trasportava trasportava. acqua. Acqua, Era ok. una nave per il Si è trasporto risposto anche dell'acqua. Ferdinando, grazie. Sì, era una nave per il trasporto dell'acqua. Diciamo che questo è il nostro gioiello, perché uscendo dal diving, 5 minuti forse siamo sul relitto. È accessibile a tutti ed è molto 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 bello Sì, anche bello da grosso. vedere. Sì, molto grande. Poi la profondità permette alla luce di illuminare tanto, quindi riesci a godere di un'immersione meravigliosa. Poi tutto è grande, quindi ci sono le ancore che sono grandi, delle grandi bitte. Tutto, ormai il mare l'ha fatto suo. Fino alla fine degli anni 90 la prua era completamente piena di ostriche. Dicono Quindi giustamente che è l'unico relitto al mondo che c'ha ancora tutto il carico. assolutamente sì. Assolutamente. Giustamente. Prima era dolce, magari adesso è salato. Adesso è salato, ma a noi ci piace anche se è salato questo carico. Infatti. Bene, possiamo andare avanti. Voilà. Bene, questa invece è una chicca che si trova proprio a poche centinaia di metri dal porto di San Vito Lo Capo. Non so se conoscete questa località balneare in provincia di Trapani. Questa nave batteva bandiera cipriota e doveva andare in Nigeria a portare il carico di. Aveva due containers pieni di Corani, i libri sacri dei musulmani, dalla quale ha preso il nome la nave dei Corani. Poi c'erano 1.400 kg di sigarette. Non so quante tonnellate di zampironi e sacchi di polietilene, quindi un bel carico, oltre al carburante, lubrificanti e altre vettovaglie. Era l'ancora fuori dal porticciolo di San Vito Lo Capo, quando a luglio del 78 un incendio, una sera del 7 luglio, se non sbaglio, del 78, in sala macchine, ha fatto sì che la nave finisse sul fondale di fronte proprio alle coste siciliane. Le cause di questo incendio non sono mai state accertate, ormai è pressoché impossibile saperlo. È un'immersione molto impegnativa questa. Fino a qualche anno fa si faceva quasi sempre e solo in ricreativa, però diciamo che la nave, le immersioni su questa nave iniziano dalla gru di mezzanave, e la gru di mezzanave ha il sommo a 42 metri, quindi Diciamo sarebbe che di ricreativo c'è poco.
Sì, infatti di ricreativo c'è poco, però si faceva in ricreativa, quindi si scendeva e si faceva un giro velocissimo sul ponte di comando e si ritornava alla cima di risalita. La cima di risalita è questa sulla destra che vedete nella foto di destra. Adesso invece fa quasi e solo ed esclusivamente o con le miscele o addirittura in configurazione tecnica. Molti diving di San Vito non la fanno più questa immersione proprio perché per l'impegno che vede come profondità è importante, anche se qualche sciagurato continua a dissentire da queste ordinanze, ma ahimè. Purtroppo il mondo è bello No, anche perché perché se pare. poi c'è l'ordinanza, se succede qualcosa. Il problema è questo: se succede qualcosa, poi c'è chi piange, ma diciamo, noi non la facciamo Certo. assolutamente. No, Non, ma no, 52 metri è da fare in tecnica, basta. assolutamente, assolutamente sì. Comunque, spiego un attimo. Qua, anche perché voi siete tanti tecnici, quindi Sì. Sì. potrebbe essere un mondo bello per voi. Si scende sulla cima della gru di Mezzanave, da lì effettuare l'immersione verso prua o verso poppa. Se si va verso prua, si vede subito che ci sono i piani di carico che sono aperti. E si possono vedere ancora oggi i sacchi di polietilene adagiati nella stiva. E poi altra cosa bella è che questa nave è affondata all'ancora, quindi spostandosi un po' oltre quella che è la prua, si può continuare a vedere la catena dell'ancora e l'ancora adagiata sul fondo. Scusami, Sì. mi chiedono, non hanno capito se è vietata come immersione oppure è vietato farlo in ricreativa. No, in realtà nessuno ha vietato l'immersione. Questo è uno dei relitti censiti da un'ordinanza della Capitaneria di Porto ed è un relitto che appartiene alla sovrintendenza del mare della regione Sicilia. Quindi per fare questa immersione su questo relitto, come anche sul Pavlos, sul Wellington, bisogna avere il nulla osta della sovrintendenza del mare della Regione Sicilia e l'autorizzazione della Capitaneria di Porto di Trapani. Ok, la profondità minima, se non ho capito male, è 42 metri, no? La profondità minima 42, sì. Quindi Quindi ho risposto a siamo Yolanda. Invece fuori. Matteo mi chiede le dimensioni. Allora, la nave è lunga 75 metri, quindi non eccessivamente grande. È una nave di 75 metri, è alta circa dal fondo fino al ponte 9 metri, quindi non è grandissima come nave. No, perché il ponte comando sembra grosso, Il ponte comando è dietro. È eh? il, Penso che sia la foto a sinistra, no? sì, il ponte, la, il ponte comando è a sinistra in basso ed è il primo livello del castello di Poppa, perché sono tre livelli il castello di Poppa. Il ponte comando e altri due livelli che sono inaccessibili. Lì a fianco al ponte comando c'erano i due containers che contenevano i famosi corani, che ormai dopo l'affondamento questi containers erano di legno, si sono frantumati e sul ponte, sul fondale si trovano pagine di ancora oggi di questi libri che ormai sono delicatissimi, appena si toccano si possono Sì, briciolare. ormai è melma.
Sì, però è riconoscibile ancora qualche copertina piuttosto che qualche pagina delle scritte in arabo e via dicendo. E come vita sul Kent ce n'è tantissima. Ci sono degli scorfani di dimensioni spropositate con capacità di mimetismo pazzesco. E poi ci sono tantissime gorgonie rosse, proprio tante, tante sulle murate e sulla parte di Poppa, proprio sotto il castello di Poppa. Come abbiamo fin adesso detto, è un'immersione abbastanza impegnativa. Io non ho più fatto da quando si è deciso di non fare in ricreativa. Infatti, attendo di passare al Questa era tecnico la per tecnica, andarla bravo. a ritrovare, per andarla a risalutare, perché è una bella, anche se impegnativa, è una bella immersione. È impegnativa anche per le forti correnti che ci sono in quel Eh sì, tratto perché poi lì il mare di mare. penso che sia. Nonostante siamo a 90-100 metri dalla costa, ma le correnti sono pazzesche alcuni giorni. Immagino. È abbastanza tosta. Possiamo andare avanti? Bene, Voilà. qua andiamo indietro un bel po'. Qua siamo al 241 avanti Cristo, quindi un bel po' di tempo fa. Quella zona è il sito archeologico di Calaminnola, si trova all'Evanzo, una delle tre isole Egadi. Quella zona è stata protagonista della nostra storia di oggi. Praticamente siamo nel periodo della prima guerra punica, quando Erice era assediata dai cartaginesi. I romani volevano il predominio sul Mediterraneo e quindi con una flotta di navi facevano sì non arrivassero i rifornimenti ad Erice. Da Cartagine fu mandata una flotta di navi da guerra, di 120 navi da guerra, con al comando il generale Annone, un valoroso generale cartaginese che aveva il compito di andare a liberare la Sicilia occidentale dai romani che la stavano assediando. E la flotta cartaginese si ferma a Marettimo, la più lontana delle Egadi, per far sì che il tempo fosse propizio e potessero raggiungere le coste trapanesi. Ma i romani, con un lampo di genio, con più di 300 navi da guerra, sconfissero i cartaginesi nel mare di Trapani. Quel giorno, se i romani non avessero vinto, in Sicilia parlavamo arabo sicuro. Quindi, quel 10 di marzo del 241 avanti Cristo è stato decisivo per le sorti della Sicilia. E questo sito archeologico di Calaminnola è un sito molto, molto bello. Quelle che vedete in foto sono delle anfore di una nave oneraria. Probabilmente in queste anfore doveva essere caricato il garum. Il garum era una salsa molto, molto cara ai romani. E proprio all'Evanzo c'era una fabbrica di questa salsa. Perché proprio sull'isola di Levanzo? Perché la preparazione di questa salsa faceva tanta puzza, perché non è altro che salsa ricavata dall'interiora dei pesci. Molti dicono oggi che avesse la consistenza e il sapore della pasta d'acciughe. Però durante la preparazione, gli odori che emanava erano talmente brutti che doveva essere preparata in un posto lontano dalle città.
quanto pare queste anfore facevano parte del carico di una nave che oggi ormai non c'è più, ma è rimasto questo parco anfore bellissimo. Sono anfore del tipo Dressel, che vedo che c'è in linea Monica Restivo, che lei conosce bene perché siamo stati 2 anni fa lì a partecipare ad un archeocamp, e abbiamo avuto l'onore di poter visitare minuziosamente questo sito, di prendercene cura e di fare un po' di pulizia. Quindi un sito abbastanza bello da vedere. Attorno a queste due, a queste anfore, a questo parco anfore, ci sono due ceppi di piombo, quindi quello che rimane delle ancore della nave, e una piccola sentina in bronzo. L'unica cosa che è rimasta di quella nave che portava questo prezioso carico. L'immersione anche qua comincia a essere un po' impegnativa, non tanto per la profondità, ma per le correnti. I nostri mari purtroppo hanno tanta corrente perché si trovano all'incrocio di due mari, quindi Certo. quando quel giorno dice che ci deve essere corrente, si fa sentire. Ma la Quindi corrente ce l'abbiamo più in superficie, poi sotto allora. giri bene, oppure anche sotto è un fiume. Lì in questo sito abbiamo notato che la corrente te la becchi in superficie e te la porti fino al fondo. Quindi diventa impegnativo proprio per questo, perché non superi la corrente e poi riesci a navigare bene. Sì, anche Comunque, perché se non c'è più il relitto, non c'è neanche da nasconderti. no, assolutamente. Lì è proprio un pianoro dove a 35 metri, a 33-35 metri, dove c'è questo parco anfore, e ti godi l'immersione guardando proprio la quantità di anfore, soprattutto sono tante e ben conservate. Si vede. Quindi proprio il bello è andare lì e dire: caspita, queste cose sono qua da più di 2000 anni e io riesco a godermele, anche se qualche anfora ogni tanto gli spunta nei piedi e comincia a camminare. Ma quello è un E peccato, vedo. quindi, fin tanto che ce ne accorgiamo, noi la riprendiamo con i suoi piedi e la riportiamo a posto, ma purtroppo sono state trafugate tante, tante. Immagino. Ogni anfora di questa è etichettata adesso e quindi è più facile capire quante ne mancano e se ne mancano. Però è una bella immersione da fare. Bisogna solo chiedere l'autorizzazione alla Soprintendenza del Mare, che ne ha il patrocinio. Una bella domanda che fa Calais. Il periodo migliore per andare con meno correnti? In realtà non c'è un periodo migliore. Deve avere fortuna e basta. Sì, lì proprio sì, perché potrei dirti: noi abbiamo fatto l'archeocamp a ottobre, però se vai ad aprile potrebbe essere uguale. Quindi non c'è un periodo migliore per quel tratto di mare Ok, in particolare. perfetto. Bene, Bene. grazie Nino. E figurati. Siamo arrivati. Grazie a voi per averci dato modo di farvi conoscere un po' quello che è il nostro mare. No, È stato un poi hai spiegato piacere. molto bene. Dunque, siamo arrivati quindi alla fine della carrellata di relitti di questa sera. Spero che sia stata interessante, ci fa piacere che si sia creata questa joint venture, no? Nino ha seguito tutti i nostri webinar e ha avuto questa idea, no? Di metterci un pochino della sua terra, anche per noi che per la maggior parte siamo tutti liguri, e quindi penso che sia carino, no? In questo momento in cui siamo tutti chiusi in casa, penso che sia... Ma guarda, il nostro diving d'appoggio è fatto da liguri, lo Stefano e so, li Sara. conosciamo bene. Quindi sono Conosciamo. due persone che Venivano voglio da noi. salutare questa sera Li perché conosciamo perché sono...
Noi li abbiamo conosciuti quando erano qua a fare la nave romana di Albenga, no Lilli? Esatto, esatto, noi siamo quindi andati da loro. Li abbiamo conosciuti lì. Sono delle persone fantastiche. E, quindi io chiudo la serata come al solito dandovi qualche titolo che avete già visto sulla bibliografia legata ovviamente in questo caso ai relitti. In particolare vi segnalo, vabbè, i primi due sulla sinistra sono due libri relativamente nuovi, quindi sono usciti di blu quest'anno, doveva essere presentato all'Audi, e La flotta sul fondo anche, perché le copie le ho viste da poco. I relitti e navi sommerse, vi segnalo che io ho messo la copertina di Liguria e Toscana, ma in realtà ce n'è per diverse parti d'Italia, quindi potete scegliere quello che più vi piace, più vi aggrada. E poi ricordo sempre che noi abbiamo il Wreck Diver tradotto in italiano da me, anche se dobbiamo ancora affinare qualche traduzione, sistemare qualcosa, però il grosso lavoro di traduzione è stato fatto. E quindi insomma, se non sapete cosa fare a casa, sicuramente si possono ordinare su internet, ormai il trasporto e logistica viaggiano abbastanza bene anche su quello che non è l'alimentare, quindi insomma sicuramente potete avere modo di averli a casa e di farvi due chiacchiere, no? Esplorare i fondali marini da remoto, sulla carta invece che nella realtà. Quindi io adesso lascio lo spazio alle domande, concludo la registrazione di stasera così poi sarà pubblicata. Se qualcuno si è collegato dopo, anzi mi scuso perché un paio di persone mi hanno scritto ma io stavo già parlando quindi non ho avuto modo di mandare subito il link, troveranno sul nostro sito web tutti i webinar che abbiamo fatto fino adesso registrati, quindi li potete vedere quando più ne avete piacere. Il nostro sito, lo sapete, è www.amicidibolle.it.